Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Footballers Italy. Oggi sono qui per comparare due Mercurial di Cristiano Ronaldo. Una del 2014 con colorazione del 2015 e l'altra del 2019 con colorazione del 2019, ma che Cristiano Ronaldo ha utilizzato anche in questo primo mese del 2020. Ora andremo a vedere quali sono le differenze tra queste due scarpe e se le tecnologie ci hanno portato a delle migliorie. In generale, se questa scarpa del 2019 è davvero meglio di questa scarpa del 2014. Andiamo! Ok, partiamo subito dalla calzata e dai materiali che troviamo nella tomaia di queste due scarpe. Ovviamente troviamo dei materiali in condivisione come il Flyknit, semplicemente sono trattati in modo diverso, troviamo un'evoluzione comunque della tecnologia Flyknit. Nella Mercurial del 2014 troviamo il Flyknit con uno strato di Nike Skin sopra e anche i cavi Flywire che servivano per avvolgere ancora meglio il piede, che abbiamo visto anche recentemente nella Phantom Venom, quindi una scarpa lanciata nel 2019 che aveva ancora questa tecnologia. Nella Mercurial del 2019 invece non troviamo i cavi Flywire, troviamo una struttura interna che avvolge ancora meglio il piede e in generale appena inseriamo queste due scarpe notiamo la differenza. La Mercurial del 2014 la troviamo sì stretta come una classica Mercurial, ma in generale non si ha la sensazione di essere avvolti, di avere una calza al posto della scarpa come si ha nella Mercurial del 2019. Ho trovato la Mercurial del 2019, quindi la più recente, la Mercurial Superfly 7, molto più avvolgente, molto più pronta in tutti i movimenti, mentre la Mercurial del 2014 mi è sembrata un po' più ingombrante, un po' più goffa in certi movimenti e devo dire che in generale preferisco molto di più la Mercurial del 2019. Devo anche aggiungere che la Mercurial del 2014 aveva quel quarto di taglia in più rispetto al resto delle scarpe, quindi anche indossandola la sentiamo leggermente più grande della Mercurial del 2019. Inoltre troviamo un'altra differenza e sta nel calzino. Come possiamo vedere, il calzino della 2014 è un po' più alto rispetto a quella del 2019. Se ricordate, Cristiano Ronaldo in questa scarpa, in quella Mercurial, cioè nella Mercurial Superfly 4, voleva il calzino leggermente più basso perché gli dava fastidio avere troppo materiale qua nella caviglia. Possiamo capire che Nike ha ascoltato il suo top testimone. Passando alle suole, anche qui troviamo delle differenze. La suola della Mercurial del 2014 è in fibra di carbonio, è molto molto bella esteticamente, con i tacchetti anche trasparenti in cui vediamo delle parti arancioni e bianche. Però anche questa suola aveva dei contro, è molto molto rigida, non era apprezzata da certi calciatori. Devo dire che qualcuno ha avuto problemi di usura, quindi la suola si spaccava in certi punti. Io non ho mai avuto problemi come questi, però devo dire che la rigidità si sentiva, però è una Mercurial, la scarpa deve essere reattiva, rigida in tutte le direzioni. La Mercurial del 2019 invece ha una suola un po' diversa. I tacchetti sono ovviamente tutti lamellari, è una Mercurial, deve essere aggressiva, deve avere dei cambi di direzione molto veloci, delle accelerazioni molto veloci, deve essere pronta a scattare in tutte le direzioni, come ovviamente quella del 2014. Però il materiale è un po' diverso, è stata lavorata, come dicevamo anche prima, diversamente. Quindi troviamo una suola divisa in due parti, il materiale non è più la fibra di carbonio, ma è un misto tra nylon compresso e TPU che la rende comunque un po' più resistente all'usura, evita certi problemi, come ho detto prima, di spaccarsi in certi punti e in generale non ho avuto niente da dire né su questa suola né sull'altra. Devo dire che entrambe fanno il loro dovere molto molto bene, sono suole di Mercurial, accelerano in tutte le direzioni quando vogliamo, in qualsiasi momento. E non ho avuto davvero, ripeto, nessun problema sotto questo punto di vista.
Parlando di resistenza all'usura, posso dire che entrambe le scarpe non mi hanno dato nessun problema sotto questo punto di vista. Le ho usate in un campo in erba sintetica con suola FG, quindi anche sconsigliate. Ricordate di non utilizzarle mai in campi di questo tipo con una suola del genere. Ma non ho trovato comunque nessun problema di usura, per esempio, tra suola e tomaia, in nessuna delle due scarpe. Concludendo questo video, posso dire che la differenza tra una scarpa del 2019 e una scarpa del 2014 c'è e si sente. I materiali sono simili, ma in generale è cambiato l'approccio per quanto riguarda il miglioramento della calzata. Nella Mercurial del 2019 servono molti meno materiali, molte meno tecnologie per avvolgere molto bene il piede. In generale il Flyknit è stato trattato diversamente, avvolge molto molto bene il piede, è più morbido, è più soffice, il calzino è un po' più basso, mentre nella Mercurial del 2014 trovo quasi una forzatura guardando indietro nel tempo. Per esempio il calzino un po' più alto, la tecnologia Flywire, tutte queste tecnologie che sono state fatte appunto per provare ad avvolgere ancora meglio il piede e dare una calzata ancora più aggressiva. Ma voi, quale preferite tra le due scarpe di Cristiano Ronaldo? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E noi ci vediamo sempre qui su Footballers Italy per il prossimo video. A presto!